L'Italia sta per affrontare la sua seconda partita al campionato del mondo, giocando a Puebla contro l'Uruguay. Siamo qui con Gianni Rivera, al quale chiediamo, a suo parere, la partita di oggi con l'Uruguay è più o meno difficile di quella con la Svezia? Ma io direi che è senz'altro più difficile, tanto più che la prima l'abbiamo già vinta. Beh, comunque, a parte gli scherzi, io direi che più o meno ha le stesse difficoltà della prima. L'Uruguay purtroppo non la conosciamo molto profondamente, in quanto negli ultimi tempi non l'abbiamo mai quasi incontrata, non solo la nazionale ma anche squadre di club. Sicuramente sarà una partita molto difficile e per noi è determinante il risultato, in quanto potrebbe bastarci anche un pareggio, per sempre vincendo poi in seguito con l'Israele, per passare il primo turno. Rivera, che effetto, che giudizio dà dell'esperimento del calcio a 13 applicato alla Coppa del Mondo? Ma io direi che è un esperimento interessante e più che logico, a parte che è un esperimento solo per quanto riguarda le squadre, le partite di Coppa del Mondo per nazionali, in quanto in campo internazionale, nella Coppa dei Campioni, nella Coppa della Coppa e via dicendo, è già stato fatto e direi con ottimi risultati. Quindi io penso che sia stata ottima questa trovata, in quanto permette alle squadre che subiscono degli infortuni di sopperire e di evitare sconfitte dovute soltanto a inferiorità numerica. Per concludere, Rivera, ritiene che si esageri o meno a parlare del drammatico problema dell'altitudine? Bah, direi che sarebbe preferibile giocare a livello del mare. Comunque io penso che l'altitudine, i problemi dell'altura la sentono tutti, a parte il Messico e in parte il Perù. Quindi direi che il problema, essendo uguale per tutti, c'è un certo equilibrio anche in questo senso. Certo che le fatiche da smaltire saranno, più avanti si andrà, saranno sempre più pesanti. Comunque, essendo uguale per tutti il problema, direi che non è così allarmante la cosa.